e forse avrei dovuto prendere quella torcia. Un tubo di piombo? Dai. La cosa di legno non c'è. Vabbè, per ora usiamo questo. Porca puttana! Sono morti. Run! No, sono vivi! Erano vivi! Quanti erano? No, qui mi serve... Falciali! Maledizione! Maledizione si è rotta. In qualche modo mi sto aprendo un varco. Non so bene neanche io come. Si è rotto tutto. Non ho più niente. Mi serve un'altra arma. Oh, una blueprint. Che botta. Elettropressa, direi martello e batteria. Yes. Mi sta dando due blueprint. Addirittura. Vuol dire che ci deve essere qualcosa di brutto che ci aspetta. Perfetto. Palla spinata. No, non mi interessa. Perché non credo che possa fare più di tanti danni. Questo ce la mangiamo. Ok, teniamo questo. Buongiorno. Se la storia non fosse già inquietante. Ah, qui c'è la seconda, l'altra missione secondaria. Vi facciamo questa. Ci siamo. È qua, 25 metri. Cos'è? Stivali da pompiere. Beh, potrei ammetterli. Tanto per non avere un senso completamente. Sì. Che belli. Hai finito di far casino? Salve. Silenzio! L'angelo della morte lo esige! Ma perché tutti fuori di testa li devo trovare io? È lì di zombie. Non parlare di ciò che non comprendi. Questi ci hanno rubato la morte. Stai dicendo che tuo angelo è contento quando muoiono gli zombie? Sì! Restituisci all'angelo della morte ciò che è suo! Devo fare fuori un po' di zombie. Falli sanguinare sul sigillo. Va bene. Questo è facile. Basta. Con l'elettrocuzione qua che c'ho io. Dove? Ma non è che fossero proprio sul sigillo. Erano lì vicino, diciamo. Venite qua. Mancano due. Comodo avere una missione secondaria a due passi dalla missione principale. Scusate. Ehi. B. Fuck you. Missione secondaria, l'ho completata, alleluia. Però non c'è traccia neanche di una motosega. Io sto ancora cercando. E devo aumentare assolutamente il livello dell'agilità perché... Vuole suicidarsi. Oh, sento le sue fredde mani. Non aveva neanche finito di parlare. Mi ha dato neanche il tempo di fermarlo. Maledizione. 7500 pp. Ho solo un punto, però lo metto su agilità. Ok, facciamo la missione principale come avevo detto e poi terminerò di correre. Statua di Frank. Non mi danno un tubo.
prima mi facevano levellare solo quello. Lasciami andare. Elettrocuzione! Ma mi dà fastidio che continua a sfrigolare. Spero proprio che ci sia dello zombie lì dentro. Sì, ma è chiuso. Ah, si apre. Niente. Come non avessi detto niente. Ah, salve. Chi è questo? Scusa, amico. Pensavo fossi uno zombie. È che ti trascini troppo quando cammini. Dovresti tirarti un po' su. Cerchi dello Zombrax? Io ne ho bisogno. No, sono qui solo per lavoro. Mi chiamo Gary, e tu? Nikramos. Ma lavori lì, mi aiuti? Lì? No, non faccio quel tipo di lavoro. Il mio capo è un pezzo grosso qui in giro. Aiuta la gente disperata. È uno strozzino. No. Ehi, non essere maleducato. Io preferisco chiamarlo boss. Mi suona un pochino meglio. Un pochino. Comunque, devo trovare là dentro un corpo da portare al capo. Sai che ti dico? Perché non ti arrampichi lassù? Puoi intrufolarti dal tetto e farmi entrare. Sono ok. Tengono lo Zombrex. Tu aiuti me e io te. Perché non ti arrampichi? Perché si sta facchedappando tutta l'ombra? Ok. Se non vuoi lo Zombrex, è un problema tuo. Ci vediamo, ragazzino. Forse. No, aspetta. Ok, ci sta. Ottimo. Nick, lascia che ti faccia un favore. Ti mostro un trucchetto che potrebbe servirti. Una piccola gentilezza. Ora osserva quegli zombie, ok? Guarda. Ora arriva la parte migliore. Sì, lo conoscevo già. Ora porta il culo lassù e fammi entrare. Suona di continuo quando sono nel bel mezzo di... Sì, capo. Sì, no signore, mi ci sto arrampicando ora, certo. Ci penso io, tutto ok. Ok, andiamo in cima all'obitorio. Sono un genio. Ho detto, quello lì se l'ha messo lì un motivo ci sarà, il motivo è che devo entrare da qua. Ecco fatto. Ah, sbaglio, ogni tanto sbaglio il pulsante. Ricarico la vita. Una doppietta, una sedia. Pianta in vaso piccolo. Ah, non c'è nient'altro. Dei vestiti. No. Merda. Maglioncino da donna. Bene. Cashmere. Cashmere. Perché? Sì, ci sono. Dammi il tempo di entrare. Ti è aperto. Te la sei presa comoda, Nico. Come cavolo ti chiami? Forza, diamoci da fare. A rompere i maroni. Sì. Avanti, prego. Qui ci sono due cose che mi servono, ma non sono su questo piano. Io sono più in basso, sono più in alto. Merda. Dammi l'ape. Dai, non fare. Questo è non è ancora. Perché sono esplosi tipo in due? Oh merda, sai. È tutta colpa mia. Oddio, posso farlo overpowered. Non lo sapevo. Ho preso anche Gary, pazienza. Impara a levarsi tanto avanti. Spam, convinto. Qui c'è una statua di Frank. Non è in questo piano, ovviamente, non c'è mai niente in questo piano. Dove devo andare? Qua sotto. Ogni tanto si sputtana, ma dove vuole lui? Mi serve
un'arma. No, un'anguria non è un'arma. Fino a prova contraria. Sarà meglio che qualcuno ripari il guasto. Ok, di qua. Ai ai ai. Abbattuto proprio brutalmente. Dobbiamo trovare la ragazza. Voglio che cerchi il suo nome sugli sportelli. Si chiama Nicole White. È uno pseudonimo, credo. E il mio Zombrex? Sto crepando. Una cosa alla volta. E poi mi sembri a posto. Se mi trasformo. Tranquillo, ho una pistola. È gentile. Nicole White. Quello. Guarda, questo si chiama Tizio Caio Terzo. Già, la mamma non ci avrà azzeccato le prime due volte. Tizio Caio Terzo. Quello. Terza non vuole saltar fuori, eh. Ma quanti posti c'hanno? Ma guarda, è quello giusto, ma è chiuso a chiave. Trovato. Controlla qui. Sì, mi prendo questo io più che altro. Lama di ferro. Mannaia e macete. Ah, c'ho lo spazio pure. Dovrei aumentare anche di uno ancora lo spazio dell'inventario. Cosa? Ah, le chiavi, giusto. Le ho dimenticate. Oh, porca. Fanculo, stupido zombie. Eccole. Preso le chiavi. Ho le chiavi. Liberiamo la tua ragazza cadavere e passiamo allo Zombrex. Ehi, questa è Nicole White. Ma non c'è nessuno. Niente? Tranquillo, tranquillo. Ehi, sarà in quella stanza laggiù. Ma perché ha cambiato voce sto tipo? Maledizione. È chiuso. Ci pensi tu? Bravo. Un'altra cosa. Questo è l'esplosivo. Esplosivo improvvisato. So già come funziona, no? C'era già nell'altro. Ok, apriamo la bara. Quanto pare. Oh mio Dio. Annie. Conosci questa tipa? No. No, mi sono sbagliato. Assomiglia a un'altra. Ok, dai, aiutami a spostarla. Aspetta. Io ti ho aiutato, ora tu devi aiutare me. Non so che dirti, amico, pare che abbiano finito lo Zombrex. Merda. Allora, mi aspetta l'inevitabile. Ehi, mi spiace. Sul serio, mi spiace. Ehi, vuoi che ti faccia fuori? Così non devi soffrire. Fallo in fretta. No. Perché? Ok, ok, dammi solo un secondo. Fine del gioco. Un attimo, E ora cosa? Credo ci sia la sicura. Posso vedere la pistola? E comunque, prego. Lo fai o no? Ok, ora lo faccio. Solo un secondo. Non ho una gran mira. Oh, merda. Era l'ultima pallottola. Beh, perlomeno non ci hanno ucciso il protagonista. Aspetta. Ehi, la tua ferita sta guarendo. Non ho mai visto niente del genere. Yeah! Siamo immuni! Beh, non so davvero chi dico lo sono. Immune. Allora lo Zombrex non ti serve. Beh, sono contento che sia finita bene. Cioè, non volevo davvero spararti, sembri a posto. Grazie, Gary. Voglio la tua camicia. Grazie. Ok. Andiamo. Non serve che mi aiuti. Ok. Trovare un salvataggio o salvare alla fine della missione. Ok, senti. Mi servirebbe un favore, visto che alla fine non stai morendo. Dovresti portare il corpo al club del boss, il Diamond Panty. Qui a Ingerton. Devo fare una cosa importante. Aspetta, devo tornare dai miei amici. Potremmo andarcene, abbiamo trovato un vecchio aereo. Dobbiamo solo trovare cose per ripararlo.
Il mio boss ha conoscenze molto importanti. Non so se mi spiego. E può procurarti quello che serve per l'aereo. Perfetto. Lasciala pure in macchina. Ci vediamo al club, ok? Dai, devo andare. Va bene, ci vediamo al club. Ci vediamo lì. Sarò lì. Sì, boss. La sto portando proprio ora. Arrivo subito. Certo. Cosa deve fare? Andiamo al club. Oddio, non devo danneggiarlo. E ci sono i tizi. No. È un po' un problema, però ce la posso fare. Fuck this shit. Cioè, è qua il coso, anche volendo non potrei distruggerlo così tanto. Ah, devo fare il giro. Ah, questo qui è il club che non potevo entrare? No, forse era un altro. Merda, devo fare il giro. Lascia andare! Ok, forse è possibile sfasciarlo talmente tanto da romperlo. Muoviti, muoviti. Questo parcheggio? Sì. Yes. Caricamento più lungo al mondo. Ok, ce l'ho fatta. C'è nessuno? C'è nessuno. Perché ho una brutta impressione sui vestiti che potremmo trovare qua dentro? C'è una TV? Le autorità riferiscono che le stazioni di quarantena di Vespertide stanno facendo evacuare così. Ma non è vero! Ma che diavolo? Il segretario della difesa, l'ex generale John Hemlock, ha affermato che l'installazione dei chip è una misura cautelare a cui ogni cittadino dovrebbe assolutamente sottoporsi. Non c'è nessuno in sto posto. Vecchia carretta. Ok. Continua. Filmato, vediamo, c'è uno zombie. Hey, boss, come faccio a sapere dove diavolo è? Come odio questo coso. Ok, beh, il boss non è molto contento. Prendi la ragazza sbagliata, devi aiutarmi a trovare quella giusta. Io? Ma ti ho già aiutato. E io ti ho insegnato il trucco con le api, quindi siamo pari. Ma perché il tuo capo è disposto a farsi saltare per aria pur di trovarla? E tu non vuoi andartene, Gary? Vabbè, non ho motivo di vivere in ogni caso. Senti, hai detto che conosci una ragazza che le assomiglia. Annie, una di nome Annie. Magari è lei la ragazza che stiamo cercando. Perché non la porti qui? In cambio avrei chiamato per l'aereo, per i tuoi amici, quello che vuoi. Questo non mi sembra giusto. Niente di personale. Oh, ok, beh. Non farti bruciare le chiappe dalla bomba mentre scappi. Sì, però il mio capo se sa dove è andata. Chi è il mio capo? Su di loro e su dove si ritrovano. Chi è il mio capo? Ok. Non farmi aspettare. Chi è il mio capo? Vabbè, ho un capo a quanto pare. Ok, allora, prendiamo tutto quello che possiamo trovare qua dentro. Schema per veicoli, vecchio carrozzo. Ma l'ho già preso. L'ha dato come ricompensa. Frecce infuocate. Direi che frecce infuocate sarà una balestra. Con cosa? Olio per motori, che deve essere qua in zona. Di solito li mettono assieme.
Eccolo lì. Mettiamo giù questo temporaneamente. Poi diamo un'occhiata qua attorno, salviamo. Oh sì! Oh sì, sì! Cosa ho droppato? Fucile d'assalto. Ok, diamo un occhio in giro. Chiamata in arrivo. Fratello, c'è una vecchia signora che cucina in quelle case della droga a Ingleton. Dai un'occhiata. Sì, non adesso però. No. È andata molto bene. No. Perché? Davvero non male. Oh sì. Macete. C'è nient'altro qua in zona? Perché ci sono degli stivali del non genere? Va bene. E no, davvero. C'è un palo. Un'asta per il microfono. Una cassa. Io che sono riflesso nello specchio. Questa porta che è chiusa perché c'è dentro il capo. Ok. Concludo qui questa primavera sessione di registrazione e ci vediamo nella prossima puntata. Bye bye.